Stefania Ferella, Il sogno in un cortile è il titolo dell'esposizione sua e di una collega. Che cosa c'è in questa mostra che gli aquilani e i turisti soprattutto invitiamo a visitare? Allora, abbiamo trattato il tema della perdonanza del periodo medievale proprio per onorare la nostra città con le nostre opere. È una seconda che facciamo, una seconda esposizione che facciamo, e questa è nata proprio per l'Aquila, quindi tutte le opere che sono qui sono inedite e sono proprio un omaggio alla nostra città, sperando che possa rivivere e riprendere. Ed è stata fatta in uno dei cortili che il Comune ci ha messo a disposizione e i proprietari del Palazzo Ciolino ci hanno messo a disposizione, che è veramente incantevole. Quindi entrare, penso, in questa atmosfera e riuscire a mettere le proprie opere e dare un piccolo tocco di medioevo, di ritornare indietro nel tempo tra dame e cavalieri, era il nostro sogno e ci siamo riuscite. Ci dica un po' qualcosa sulla tecnica, perché vediamo che non sono quadri uguali agli altri, diciamo così. Certamente, niente, lavoriamo noi con i metalli, perché siamo due insegnanti di design dei metalli dell'oreficeria, e quindi poi nel tempo libero troviamo il tempo per poter lavorare i metalli invece esprimendo qualcosa di diverso. Quindi creiamo questi pannelli, la base in legno, e andiamo a lavorare con il ferro creando le strutture, diciamo, intorno, sono tutte interamente saldate, e poi creiamo un cloisonné che riempiamo con tutti i pezzettini che andiamo a cesellare, a piegare, a lavorare con piccole pinzette da orafo, creando un pannello che ha anche elementi un po' quasi come se fosse un gioiello. Quindi trasformare il metallo che normalmente è associato alla mascolinità dando un tocco femminile. Speriamo di esserci riuscite.